Bello parlare di turismo, ma se non ci sono nemmeno i servizi primari, è solo un vago esercizio di parole. A mancare infatti fino a ieri i servizi igienici al Giardino Ibleo. A dirlo, il Comibleo, il comitato spontaneo, nato per salvaguardare la parte più antica e storica della città di Ragusa, che ancora una volta lamenta la poca attenzione da parte dell'amministrazione. Ieri abbiamo visto, spiegano, un operatore dell'impresa ecologica Busso aver provveduto alla sanificazione dei bagni pubblici del Giardino Ibleo. Speriamo che questo intervento sia propedeutico a una riapertura complessiva nelle prossime ore, e diciamo complessiva perché sembra che questa mattina i custodi abbiano ricevuto indicazioni di aprire per il momento soltanto i bagni destinati agli uomini. Come se non bastasse, continuano ancora dal Comibleo, neanche per i bagni di via Pietro Novelli, quelli che sorgono in prossimità di Piazza Duomo, c'è la possibilità di contare su un servizio orario prolungato. Proprio in questo periodo in cui ci sono centinaia di persone che arrivano in visita a Ragusa. Si tratta precisamente per il comitato di un problema noto e che si ripresenta con una certa costanza ogni anno a Ibla. Continuiamo a perderci nell'ABC, parliamo di grandi progetti fino a quando ieri pomeriggio i bagni al giardino risultavano chiusi. Chiediamo per questo all'amministrazione di intervenire urgentemente anche in vista del ponte del 25 aprile e per la successiva festività del 1 maggio, visto che si prevede concludono un grande afflusso di persone.